A Casale Monferrato sta per arrivare la quarta edizione di Casale Comics and Games. E per questo siamo, nell'ambito della rubrica 5 minuti con, a parlarne in compagnia di Alberto Sistri, che è uno dei tre direttori artistici di questa manifestazione, che torna al castello di Casale Monferrato nel fine settimana del 15 e 16 giugno e porterà anche numerose novità. Sì, la manifestazione ritorna per il quarto anno di fila, terza edizione da quando ci siamo spostati al castello, e siamo riusciti finalmente a rinnovare tutte le attività che erano previste dagli anni passati, quindi torna la caccia di zombie nei sotterranei, tornano le mostre, quest'anno ce ne saranno 7, tra cui una dedicata a Luigi Corteggi, che è scomparso l'anno scorso, uno dei più famosi personalità legate al fumetto in Italia, e tornano tutte le attività sul palco, quindi tornano le gare di cosplay, gli scontri quindi tra i cosplayer che potranno sfidarsi per vedere chi tra di loro avrà il costume migliore. Tornano le interviste, quest'anno avremo come ospiti nuovi Maurizio Merluzzo e Ambra Pazzani, due personalità fortemente legate al web e non solo. Maurizio Merluzzo è uno dei doppiatori di Vikings, quindi personaggi anche tutto sommato noti al grande pubblico. Torneranno tutte le attività legate al gioco sulle mura, questa volta riusciamo a portare finalmente un pacchetto degno di questo nome grazie all'aiuto dei ragazzi di Crescentino, i Vendemmiatori Implacabili, che hanno spostato la loro manifestazione da Crescentino a Casale, li abbiamo ospitati e questo ci permette di dare una manifestazione sul gioco di rilievo nazionale che possa quindi avere un interesse di un certo tipo per tutte le persone che possono venire in fiera a giocare con noi e con loro. Dicevamo, tra tante mostre che verranno organizzate per l'occasione ci sono alcune novità che caratterizzeranno sicuramente l'edizione 19. Vogliamo accennarlo ai nostri spettatori? Sì, per la prima volta avremo una mostra dedicata al fumetto erotico, si chiamerà Casale Comics XXX. Il gioco di parole è terribile, però è una manifestazione molto divertente, sarà una mostra senza alcun tipo di freno inibitore, abbiamo dato a tutti gli autori la piena libertà espressiva. Le opere che si sono arrivate un po' più pesanti saranno coperte da una tendina che le persone potranno alzare per guardare il quadro. Sarà ovviamente invitata ai minorenni, parteciperanno Mirka Andolfo, che è una delle matite più importanti d'Italia, grazie alla collaborazione con Creative Comics, che è un'associazione creata da Daniele Statella, altra matita storica bonelliana questa volta, siamo riusciti a portare in fiera Francesco Trantalance, ex attore hard, attualmente in libreria con la sua ultima graphic novel che presenterà direttamente a Casale Comics, cosa che ci fa veramente molto piacere. Prima accennavamo anche ad un'altra novità particolare di questa edizione. Sì, sempre grazie a un'altra collaborazione, questa volta con Voci Animate, in realtà dedicata al doppiaggio di Torino, siamo riusciti a portare in fiera quattro doppiatori: Mose Singh, Ivo De Palma, Alice Doyle e, già detto prima, Maurizio Merluzzo, che parteciperanno a due showreel dedicati, uno a Dragon Ball e uno a Vikings, al quale hanno tutti quanti in un modo o nell'altro partecipato, e per tutti gli appassionati tanto di una serie quanto dell'altra ci saranno delle cose molto divertenti da vedere, è un bello spettacolo imbastito. E allora a tutti a Casale Monferrato il 15 e 16 giugno, perché ci aspetta Casale Comics and Games, fumettisti e non. Vi prego dunque di condividere questo video tra gli appassionati del genere, ma abbiamo detto anche i meno appassionati, perché troverete sicuramente tante mostre, tante attività interessanti per tutti voi. Vi aspettiamo. Grazie.